Oggi self-made. Andremo a costruire l'esca per eccellenza, la boia sbilanciata. Servono una manciata di attrezzi, una ciotola, una forchetta per miscelare la nostra miscela di mix e liquidi, una pistola per estrudere le nostre cosiddette bisce, una bilancia da cucina, una palettina e ovviamente la tavola di rullaggio. Per quanto riguarda la composizione vera e propria della Boilis, mix Polaris pop-up, ovviamente, miscelato a un mix affondante, in questo caso Essential Cell, con ovviamente il suo attivatore. Poi sono andato a inserire una serie di additivi, quali un aroma, quale un esaltatore di sapidità, Sweet Aid in questo caso, un dolcificante, aminoacidi e, qualora volessimo modificarne il colore, colorante. Allora, per prima cosa andiamo a comporre la parte farinosa, ovvero le due farine, i due componenti principali, quindi mix pop-up e mix affondante. Questo è molto importante. Io adesso userò una determinata quantità, un determinato rapporto, quindi andrò ad affrontare tra il mix affondante e il mix pop-up, ma che potete modificare a vostro piacimento, a seconda se vogliate questa bilanciata un pochettino più leggera o un pochettino più affondante. Ora andiamo a comporre il mix bilanciato. Per comporlo vado a pesare direi due etti di mix affondante. Poi, ovviamente, in base al fatto che voi vogliate questa boilies un po' più leggera, un po' più pesante, potrete andare a modificare il rapporto tra mix pop-up e mix affondante. I due etti, una volta pesati, li vado a mettere in disparte. E questo per ora non ci serve più. Prendiamo il mix Polaris. Allora, io qui, per la boilie sbilanciata che intendo io, vado a pesare una cosa come un etto di mix pop. Ecco fatto. Una volta pesato, vado a miscelarlo al mio affondante. Questo. E ecco fatto questa miscela. Ovviamente una mescolata. E noi siamo pronti a miscelare questo mix alla parte liquida che adesso andremo a comporre. Io direi si tratta di boilies da innesco. Di mix ne abbiamo fatto una determinata quantità, sufficiente magari a fare, penso, due o tre uova. Per l'innesco un uovo secondo me è più che sufficiente. Quindi vado ovviamente a spaccarlo e iniziamo con l'aggiungere tutta la parte liquida. Partirei dall'attivatore del nostro mix, quindi Essential Cell, una agitata. Per andare a inserirne la quantità esatta. Attenzione, qui è più complesso andare a misurare le quantità. Qui mi dice che ogni 500 grammi di mix dobbiamo aggiungere 15 ml di parte liquida. Quindi adesso verosimilmente non sappiamo, cioè sappiamo il peso effettivo, però è un mix pop-up che è di volume più alto, ma su cose un pochettino, calcoli che non ha senso neanche fare, e io di questo ne vado a prendere 7-8 ml. Adesso aggiungo l'aroma che voglio per fare
una Boilies che io ho già costruito, ha effettivamente funzionato, mi è piaciuta e quindi la vado a ricreare. Quindi vado ad aggiungere un paio di ml di pera e banana. Un aroma in primavera secondo me molto molto efficace. Ok. Ora andiamo a inserire gli aminoacidi. Le nostre carpe non si cibano ovviamente delle nostre boilies da innesco soprattutto. E quindi direi che comunque la componente di aminoacido, quindi metamino, è comunque molto importante perché funge comunque da attrattore e io nelle mie esche la vado a inserire sempre. Questo abbiamo sempre un 10 ml per 500, ma qui si può anche abbondare in quanto siano boilies da innesco e quindi io vado a inserire un buon 10 ml comunque, anche se effettivamente 500 grammi non li sono. In ogni caso non è come un aroma, è una cosa che al pesce questa non fa male, non dà fastidio, quindi anche se eccediamo ovviamente nei limiti con le quantità. 1 ml di Hydrasweet, un dolcificante. Siamo in primavera, a me le boilies piacciono dolci. Chiudiamo e possiamo rilasciare i nostri liquidi insieme al nostro uovo. Un po' di colorante. Qui la dose indicata è un quarto di cucchiaino per 500 grammi. Ad occhio, sono stato molto scarso con il colorante, semplicemente per il fatto che la voglio semplicemente un po' più chiara, non voglio un'esca bianca, la voglio più chiara e ho aggiunto un pochettino di colorante bianco. Andiamo a miscelare il nostro uovo con la nostra parte liquida. Ci siamo e iniziamo con l'inserire un pochettino di questa nostra miscela preparata in precedenza per andarla a amalgamare. Come vedete si sta amalgamando un mix che, anche se ho usato colorante bianco, è giallo. Questo perché gli aminoacidi che sono scuri, Essential Cell che ha un attivatore che colora la boilies di giallo, non è impossibile andarla a costruire perfettamente bianca. Ok, si crea questa crema. Quando è bella formata aggiungiamo sempre ancora un po' di mix. Ok, si sta amalgamando per bene. Adesso dovremmo anche sporcarci un po' le mani. Adesso usiamo le mani e andiamo a amalgamare ancora. Una cosa su cui va fatta un'attenta valutazione, dove vi ho anticipato prima, è il rapporto, appunto, come vi dicevo, tra il mix pop-up e il mix affondante. Questo secondo il nostro puro gusto personale, il nostro piacimento, come vogliamo affrontare lo spot in cui dovremmo andare a utilizzare questa boilies. Dipende da tantissimi fattori. Adesso io ho usato un determinato rapporto e poi vi farò vedere come si comporta quest'esca in acqua.
Ho aggiunto ancora un po' di mix perché mi sembrava un po' morbido. Non abbiate paura di andare a miscelare tanto mix bilanciato, perché ovviamente non va a male, si può tenere in un barattolo mesi e mesi, quindi non ci sono problemi. In ogni caso, un uovo con un uovo voi andrete a creare diverse palline. Voi andate a creare, almeno per farvi un rapporto più tangibile, andrete a creare un paio di barattoli con un uovo di Boilies, quindi direi più che sufficienti per affrontare diverse sessioni. Ok, ci siamo, va amalgamato per bene, vedete che il colore è giallo, è dovuto appunto dall'attivatore che l'ha colorato di giallo. Se non avessi inserito il colorante non sarebbe stata così gialla, ma sarebbe stata un pochettino più scura, un beigiolino, un colore un pochettino più non così acceso. Io volevo che appunto fosse così. Bene, direi che ci siamo. Spostiamo ciò che non ci serve. Diamo una bella impastata ancora alla nostra miscela. Ci siamo pronti per estruderla. Un problema a cui gli amanti del self-made vanno sempre incontro è il diametro del conetto. Questo stramaledetto diametro dipende molto, è strettamente legato al mix. Ogni mix ha il suo diametro. Nel senso che io sto andando a costruire Boilies da 16 mm. Teoricamente l'ultima volta che ho usato questo conetto era corretto, funzionava perfettamente. Adesso la Boilies potrebbe non venirmi perfettamente rotonda o potrebbe venire troppo rotonda e quindi troppo mix nel canale e quindi rompersi. Adesso proviamo. Andiamo a inserire questo nella nostra pistola, la prova del 9, andiamo a vedere se effettivamente questo conetto è adatto a questo tipo di mix e ovviamente alla tavola da 16 mm di diametro. No, la Boilies è leggermente troppo gonfia. Non va bene, andrò a sostituire il conetto perché è troppo grande. Ok, estrudiamo il nostro mix. Come dicevo, con un uovo, secondo me poi dipende ovviamente dalle dimensioni dell'uovo, però con un uovo secondo me un paio almeno di barattoli di Boilies sbilanciate riusciamo ad andarle a creare. Adesso, quando ho estruso tutte queste piccole bisce, ecco, sono arrivato alla fine. Volevo darvi un piccolo consiglio: qualora la vostra miscela risultasse un po' appiccicosa, andrebbe a compromettere, nel momento in cui andiamo a rullarla sulla nostra tavola, la sfericità della Boilies. Piccolo trucco: olio di canapa. Con l'olio di canapa prendete semplicemente, stiamo un attimo queste strisce, prendete semplicemente la vostra tavola, bagnate con l'olio un pezzo di carta e andate ad ungere i canali della vostra tavola. Una volta è più che sufficiente per estrudere tutte queste bisce. Unto la parte inferiore, andiamo ad ungere anche la parte superiore perché, come vi ho detto, questo mix mi sembrava un pochettino appiccicoso. Ma non dipende dall'uovo, da quanto uovo, quanto mix, è proprio una proprietà del nostro mix, della nostra miscela bilanciata. Bene, ci siamo, adesso andiamo a rullare le nostre Boilies sbilanciate.
Anzi, ancora prima di rollare le nostre altre bisce, direi di accendere l'acqua così non perdiamo tempo. Quindi fornello, ovviamente si parla di cottura a vapore per preservare l'aroma, per preservare il più possibile le qualità della nostra esca. Quindi fornellino, pentola, il nostro cestello lo appoggiamo un attimo qui. Basta 1 centimetro di acqua. Ecco, in questa maniera. Mettiamo sul fornello e lo accendiamo. Perfetto. Chiudiamo, così ci mette bene. Un po' di roba. Eccoci qui. Andiamo a inserire nel nostro cestello. Oltretutto, l'aggiunta di olio di canapa in questo caso fa sì che si attacchino il meno possibile anche al nostro cestello in cottura, quindi sarebbe sempre il caso di ungere la nostra tavola. Ok. Vedrete proprio che la tavola con l'olio cambia colore, diventa lucida. Finché la tavola è lucida, vuol dire che è abbastanza lubrificata per poter andare a rollare le nostre strisce. Quindi procediamo. Come vedete, proprio anche andare a creare una boilies a quanto definibile un pochettino più complessa, in realtà è molto molto semplice. Iniziano ad attaccarsi un po' di più, ma è ancora abbastanza lubrificata, direi. Soprattutto nei mix complessi, direi che proprio questo fatto di andare ad ungere la tavola è abbastanza essenziale. Sono, direi, quasi pronte per la cottura. Andrei a semplicemente riamalgamare gli scarti, compreso lo scarto del nostro conetto, perché ovviamente rimane al suo interno un po' di, almeno direi, una 15ina di boilies. Quest'altro ad occhio, qui sta un po' nella vostra manualità cercare di fare una striscia verosimilmente del diametro corretto. Ci siamo quasi finito, come vedete ci sono voluti proprio una manciata di minuti. L'acqua bolle, quindi proprio siamo proprio perfetti. Ok. Non sprechiamo niente. Proprio l'ultima parte di mix andiamo a mettere dentro. Ok, ovviamente qui è in super bollizione, mettiamo dentro le nostre boilies. Anche qui non me la sento di darvi una tempistica corretta per la cottura di queste boilies, in quanto è dipendente da diversi fattori. La prova del 9 è semplicemente quella di, fra 5-10 minuti, prendere una boilies, aprirla e guardare che al suo interno effettivamente sia perfettamente cotta.
quindi aspettiamo questi tempi, direi 7-8 minuti, 7 minuti, vediamo se sono cotte, facciamo questo test, se sono cotte ne butteremo via una, le tiriamo su e le mettiamo ad asciugare. Stanno cuocendo circa da 7 minuti, secondo me il diametro 16 mm di questo mix più o meno dovremmo esserci. Ne proviamo a prendere una, la apriamo, porosità spettacolare perché mescolando un mix pop-up con mix con un altro mix ovviamente cambia tutta la meccanica di questa esca. L'interno è perfettamente cotto, non si riamalgama più, quindi direi che le possiamo spegnere e mettere ad asciugare. Eccole qui, perfette, si sono attaccate proprio molto molto poco al nostro cestello in quanto erano unte tra virgolette con olio di canapa, e le andiamo a mettere ad asciugare. Tempo 24 ore, 48 ore se vogliamo un po' più secche, e queste boilies bilanciate sono pronte all'uso. Ed ecco qui la nostra creazione, la boiler sbilanciata. Ricapitolando, perché siamo andati a costruire questo tipo di esca? Perché essendo bilanciata, in primo luogo è molto più facile da parte della carpa essere aspirata, perché è più leggera, è più volatile, quindi è più simile a uno stick mix magari attorno al nostro innesco. In primis ovviamente questa è la ragione. Poi soprattutto, essendo self-made, possiamo andare a creare come noi vogliamo, possiamo andare a creare del colore che vogliamo, della granulometria che vogliamo, possiamo andare a creare un po' più galleggiante o un po' più affondante, sempre sono bilanciate e è ovviamente dipendente dallo spot che andiamo a affrontare e ovviamente dalla nostra strategia di pesca. Ora direi che tocca a voi andare a formulare la strategia corretta e andare di conseguenza a costituire l'esca perfetta.